il tuo nome esposto a livello nazionale. È una cosa bellissima, anche perché poi ci siamo ritrovati a Roma davanti a tanti personaggi importanti, tanti personaggi di spicco, ad essere lì e dire cavolo, ce l'abbiamo fatta tutti insieme e abbiamo realizzato un progetto che non avevo mai pensato arrivasse a questi livelli. Diciamo che dava degli input in più per capire le lezioni, ti dava molte di più probabilità di capire le cose sul lavoro e attraverso anche dei problemi che c'erano in classe, davano dei problemi da risolvere e con il progetto diciamo che mi sono acculturato, diciamo. Adesso sto lavorando come progettista, quindi una cosa che mi ha formato la scuola per diventare anche un progettista e di sicuro questa esperienza mi ha fatto maturare anche in altri campi, magari l'organizzazione o lavorare in gruppo, eccetera. Cioè, è una cosa che mi ha formato anche a altro, non solo la scuola, ma anche cose fuori dalla scuola che non si imparano qua. Perché all'inizio, quando abbiamo iniziato il progetto, non eravamo certi di riuscire a finirlo perché è un oggetto, è un prototipo molto complicato e quindi non avevamo la certezza di riuscire a crearlo. Invece, con sforzo e con perseveranza, anche siamo riusciti a produrlo e allora mi ha aiutato ad avere anche più fiducia in me stesso e anche a capire però quando bisognava cambiare strategia o almeno metodo di approccio. Con la vittoria del progetto ho anche acquistato autostima perché ho capito che posso arrivare anche in fondo a cose che all'inizio pensavo non fossero realizzabili ed inoltre ho avuto anche un contatto diretto con la realizzazione di un progetto perché all'inizio si parlava solo del metterlo teorico, poi alla fine si è riusciti proprio a metterlo sulla pratica e quindi abbiamo realizzato un vero e proprio cassonetto. Beh, io senz'altro lo consiglio, anche perché si possono scoprire delle doti nascoste magari di se stessi, anche di gente di cui non si credeva, e poi ti permette di imparare a relazionarti sia con altri che con un mondo lavorativo, almeno nel nostro caso, a prendere contatti con le aziende e a saper porre in certo modo certe domande, e senz'altro aiutato. Ma consiglierei di soprattutto cercare, perché la ricerca sia sul web sia pubblicitaria è importantissima. Quindi se una persona ha davvero voglia di poter lavorare in questi campi, quindi della giovane imprenditoria, ha bisogno di tantissima ricerca e tantissima voglia di fare. Il mio consiglio è quello di partecipare il più possibile a concorsi come questo o comunque sia concorsi, esposizioni, mostre, perché sono quelle che ci danno modo di poter esporre e far vedere il nostro nome sulla piazza. E questo è l'unico modo, secondo me, di poter esprimere le nostre nuove idee, perché ci sono bisogno di nuove idee. Creatività e innovazione sono le leve di competizione di ogni società, di ogni sistema economico. E creatività e innovazione nascono nel mondo della scuola, nascono nel processo educativo dei giovani. Ed è per questo che le Camere di Commercio italiane, attraverso l'Unioncamere, hanno promosso ormai da alcuni anni un importante premio intitolato proprio a Scuola, Creatività e Innovazione, per aiutare il processo educativo dei giovani su questi valori. È un premio attraverso cui alle scuole, ai giovani, si dà l'opportunità di mettersi alla prova, di sperimentare attraverso nuovi punti di vista un processo creativo che poi possa portare alla concreta creazione anche di un'iniziativa economica. Creare impresa è un valore importante nell'orientamento, nel processo di orientamento e noi vogliamo, come Camere di Commercio, portare questo messaggio nelle scuole. Chissà quante opportunità di nuove idee, di nuove iniziative imprenditoriali potrebbero nascere da questo tipo di iniziativa. Alcune le abbiamo già viste nascere in questi anni. Siamo infatti alla sesta edizione del premio Scuola Creatività e Innovazione. E abbiamo visto delle grandi opportunità nascere da questa iniziativa. Per
opportunità di formazione, opportunità di orientamento anche verso la creazione di nuove imprese. E noi speriamo che queste opportunità possano essere colte in tutto il Paese e possa essere creata anche una rete di scuole e di iniziative che, collegandosi alle nuove scoperte tecnologiche, alle nuove esigenze dei consumatori, alle nuove esigenze dei territori, sappiano interpretare il nuovo e tradurlo in nuova iniziativa economica.